Ciao ragazzi, eccoci qua al casottone. Questa è la situazione di quando fai minima lavorazione. Alle mie spalle, non so se vedete, c'è il trattore con il mio erpice da minima da 4 metri e la situazione del campo di quando fai minima lavorazione e cover crops. La cover, in questo caso particolare, la senape, quando fa un'annata normale, tra virgolette, si presenta in questo modo, come ho fatto nei video nei giorni scorsi. Alle mie spalle si presenta in questo modo e il terreno si presenta in questo modo. Per esempio, una grossa differenza che ho notato nel lavorare quest'anno il casottone, dove c'era giù la cover e dove non abbiamo esagerato con il liquame, perché appunto è più lontano da casa e non sono venuto qua a pestare i terreni, rispetto ai terreni lasciati liberi e pestati dalle botti da 30 metri cubi che vanno a costipare, a ammaccare, a pestare appunto il terreno, c'è un abisso. Questo è un terriccio già parzialmente prelavorato dalle radici della senape, che sono fittonanti, che ti arieggiano il terreno e che te lo rendono estremamente soffice, estremamente facile, ma molto molto facile da lavorare. Quindi questo è uno dei vantaggi. La senape poi è quella cosa bianca che vedete alle mie spalle, si presenta come uno stecco completamente vuoto e che non dà nessun fastidio, perché è una coltura, ricordiamo, geliva, e che quindi va a morire, autoterminarsi da solo con le gelate, per poi trovarti in primavera un campo prontissimo da poter lavorare. Quindi questa è la situazione. Io oggi è venerdì 26, vediamo di non sbagliare la data, ho deciso di iniziare a lavorare i terreni per poi iniziare a seminare, perché le previsioni meteo sono discordanti, ma qualcuno dà delle un po' di acqua, quindi delle piogge, qualcun altro non le dà. Io non so neanch'io cosa dire, c'è un bisogno esagerato di acqua, perché l'acqua c'è proprio bisogno sia per questi campi dove andrò a seminare, che sono piuttosto asciutti, sia per i triticali che cominciano ad avere sete e spero che non facciano la fine dell'anno scorso, dove poi non è mai piovuto e mi ha portato a fare una produzione assolutamente scarsa. Mi auguro che questo non consenta, che non succeda e che piova anche per poi favorire la nascita e la germinazione del mais. L'erpice che vedete appunto nelle immagini di copertura è un erpice da minima lavorazione. Come vi ho detto tante volte, io faccio la minima da parecchi anni nella mia azienda ed è una pratica che ti consente parecchi vantaggi, tra cui la velocità di lavorazione, tra cui il discorso del risparmio, perché appunto impegni meno tempo a farlo e quindi meno gasolio, meno ore e tutto quanto. È una pratica che è molto utile, specialmente per chi ha delle aziende con un ettarato importante. Nel mio caso, io in questo momento seminerò un mais, in particolare 68K della Maisadur, che mi servirà per fare il pastone con la metitrebbia per i maiali, che poi faccio poi sempre col tutolo, ma fatto con la metitrebbia, ed è una quantità di terreno che devo andare a lavorare non eccessiva, perché in questo caso stiamo parlando di 37 ettari circa. Però anche in altre annate, quando non avevo il biogas, non avevo giù il triticale e andavo a seminare magari quasi 100 ettari di roba, queste macchine e la minima lavorazione ti consentono una velocità veramente eccezionale, perché purtroppo spesso succede che ci sono delle finestre legate alla lavorazione, alla possibilità di lavorare il terreno, che sono magari anche strette con questo tempo, questo meteo, che oggi fa freddo, domani fa caldo, dopodomani piove. Di conseguenza ti trovi a dover velocizzare le operazioni il più possibile per poterti consentire di riuscire a seminare quello che vuoi seminare tutto in un colpo solo. Queste sono solo alcune delle problematiche che ci sono nel nostro lavoro, che è veramente stupendo, eccezionale, perché è sempre una sfida, perché tutti gli anni è diverso, perché quello che fai un anno l'anno dopo non funziona o funziona solo parzialmente, bisogna apportare delle modifiche, perché ha a che fare col tempo meteorologico, che fa
quello che ne ha voglia, fortunatamente ancora oggi. Io quindi ho iniziato a seminare, vorrei sapere voi che cosa fate nella vostra azienda, intanto mi faccio una passeggiata nella riserva di caccia di famiglia e ne approfitto per fare un po' di movimento e per controllare le lavorazioni nei miei campi. Per il momento vi saluto e vi auguro un buon lavoro. Ciao ragazzi!